Okay. Ma Luisa, domanda Sindaco, una riapertura attesa da 2 anni? Sì, una riapertura molto importante che consentirà di visitare il bunker, il rifugio antiaereo che fu costruito per Mussolini sotto la sua residenza qui a Villa Torlonia. È un progetto davvero realizzato molto bene, in cui si può comprendere la realtà del bunker, ma anche quella dei bombardamenti nelle prospettive diverse dei romani, perché poi furono i romani a usare questo bunker, non Mussolini, che fu fortunatamente deposto, come sappiamo, il 25 luglio, e quindi questo poi rifugio fu utilizzato dalle romane e dai romani, e questa riapertura ci consente di conoscere un altro pezzo della storia di Roma, di vederlo dall'interno, non solo la vita di Mussolini e della sua famiglia nella sua residenza, ma la tragedia dei bombardamenti, gli orrori della guerra, con diciamo, un utilizzo di tecnologie multimediali come avete visto, molto significativo, di forte impatto e di grande qualità, insomma. E quindi è un bellissimo allestimento che adesso viene messo aperto e messo a disposizione delle romane, dei romani e dei turisti. A proposito di orrori, ci sono stati degli adesivi antisemiti che sono stati attaccati da alcuni pseudo tifosi, diciamo così, della Roma, il volto di Hitler con la maglia giallorossa. Lei come risponde e cosa si augura per la stracittadina di sabato, soprattutto tra le tifoserie? È una vergogna, non bisogna avere alcuna sottovalutazione, indulgenza nell'utilizzo di riferimenti a un'ideologia criminale che ha portato al più grande sterminio di massa della storia, ha compiuto crimini contro l'umanità, contro tanti cittadini romani che noi ricordiamo, quindi trovo veramente vergognoso che si usino questi riferimenti, e sono certo che tutte le società faranno il massimo per evitare che ci siano riferimenti a ideologie barbare che nulla hanno a che fare con la bellezza dello sport e del calcio.